Cala il poker L'Aquila che all'esordio casalingo in campionato batte 4-1 il 2000 calcio Montesilvano. Federico Giampaolo squalificato, in panchina il vice di Giannatale dispone i suoi con un iniziale 4-2-3-1 che vede Acosta centravanti, supportato dal tridente di Rocco Palumbo d'Ercole. Antignani risponde mettendo in campo il suo Montesilvano con un abbottonato 5-4-1, il solo tassone è il riferimento offensivo. Dopo una prima fase di studio la gara si sblocca al quarto d'ora con il vantaggio dell'Aquila. Traversone dalla destra di Tempestilli, perfetto l'inserimento di Di Ruocco che di giustezza piazza il pallone alle spalle di Ubertini. Al 28esimo la gara torna in parità. Sugli sviluppi di una punizione accordata al Montesilvano si accende un batti e ribatti in area aquilana, risolto dalla zampata di Leonardo Malocu che dalla corta distanza fa 1-1 battendo Falzano. L'Aquila al 35esimo costretta al primo cambio, si fa male il centrale difensivo Brunetti, al suo posto entra Lucarino. Ripresa pronti via e i rossoblu tornano in vantaggio. Cosmo Palumbo raccoglie un assist dalla destra e con una incornata perentoria batte Ubertini, riportando in vantaggio il rossoblu e facendo esplodere la gioia dei tifosi aquilani. I padroni di casa continuano a spingere. All'11esimo ci vogliono i migliori riflessi di Ubertini per dire di no alla rasoiata a giro di D'Ercole. Al minuto 20 si ripete il duello D'Ercole-Ubertini, con il portiere del Montesilvano a dire ancora di no in bello stile all'esterno d'attacco dell'Aquila. L'Aquila che però il 3-1 lo trova al 38esimo su un tentativo di Palumbo, c'è la sfortunata deviazione di Cavallucci che infila il suo portiere. Tre minuti dopo i rossoblu beneficiano di un calcio di rigore per un atterramento in area del neoentrato Carbonelli. Dal dischetto è freddissimo Cosmo Palumbo che spiazza Ubertini e porta il risultato sul 4-1 in favore dell'Aquila. Al triplice fischio finale un cartellino rosso sventolato dall'arbitro arnese di Teramo all'indirizzo del tecnico ospite Antignani. Poi spazio solo per la festa dell'Aquila con i giocatori rossoblu che si vanno a prendere gli applausi del loro pubblico. Io mi sono molto divertito, la squadra è fortissima per me, ma io voglio rivedere i tifosi. Io non è che è il secondo anno che sto all'Aquila, l'anno scorso a porte chiuse, rivedere i tifosi, tutta sta gente ti emoziona, è una cosa bellissima. Speriamo che ne vengano sempre di più perché così è sempre più bello. Sono rientrato dentro e ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché venire all'Aquila e fare una partita come quella che abbiamo fatto noi penso che non è da tutti. Voglio vedere quante squadre riescono a venire all'Aquila. Il passivo dice che abbiamo perso 4-1, purtroppo è pesante, magari il rigore lo poteva evitare perché c'era fallo di mano di Acosta dall'altro lato, però la differenza con l'Aquila ci sta e si vede. I ragazzi, io a un certo momento stavo giocando con 8 fuori ruota, dei quali un 2005, quindi ho potuto solo fare i complimenti ai ragazzi miei. La partita l'avevamo preparata così, sapevamo che giocavamo contro una corazzata che con questa categoria non c'entra niente e quindi già l'avevo detto ieri a qualche vostro collega, noi non è che dovevamo venire all'Aquila a fare punti per salvarci, punti per salvarci noi dobbiamo fare in altre partite. Guarda, io stavo solo saltando il capitano, l'arbitro purtroppo ha detto che ha visto così, si è spaventato, poi le motivazioni vedremo cosa scriverà, mi auguro che si metta una mano sulla coscienza perché non è successo niente di che, a detta anche del capitano di Palumbo che è un amico, quindi tra l'altro cioè, non è successo niente. Il risultato è andato molto bene, però il primo tempo la squadra non ci è piaciuta perché siamo scesi in campo con ritmi bassi e abbiamo agevolato il Montesilvano. Poi tra primo e secondo tempo è scattato qualcosa dicendo alla squadra che se andavamo così non possiamo andare lontani. La squadra ha percepito il discorso. Siamo entrati con un altro piglio perché se noi impostiamo con il nostro ritmo, diciamo, difficilmente qualcuno ci può stare dietro. Come diceva anche il mister prima, noi siamo una squadra in eccellenza, ma ci alleniamo da professionisti. Quindi quando entriamo in campo noi dobbiamo alzare il ritmo e oggi, un po' per colpa nostra e un po' per merito del Montesilvano, abbiamo accusato il colpo. Però ci va da lezione perché con un mezzo tiro in porta la partita si era messa male, la squadra si è contratta. E poi meno male che il secondo tempo poi la squadra è uscita, ha dimostrato personalità, palleggio e poi il valore alla fine è uscito fuori.